Buongiorno, come vedete dal disastro che c'è alle mie spalle, ho appena finito di registrarvi il video haul su Shein che vedrete probabilmente prima di questo vlog, sì, credo prima di questo vlog e contemporaneamente, quindi dietro le quinte ragazze, sto preparando i piselli per pranzo perché noi abbiamo cominciato la nostra quaresima, Francesco proprio non mangia carne, non mangerà carne per tutto il periodo della quaresima, io solo il mercoledì e il venerdì. E niente, adesso mi devo sistemare un po' casa perché è in subbuglio, in disordine totale, quindi mi sistemo casa e ci vediamo dopo. Allora, prepariamo la panatura per i nostri filetti di merluzzo gratinati al pistacchio. Vado a mettere un po' di pan grattato, un filo d'olio, prezzemolo, pepe nero e poi granella di pistacchio. Mescolo così per sentire la consistenza ovviamente e poi, siccome ancora non mi pare abbastanza consistente, vado ad aggiungere un goccio d'acqua. Voglio che sia piuttosto compatta in modo tale da poterla appoggiare sul merluzzo, sui filetti di merluzzo. Ok, adesso è proprio perfetta. Vado a sistemare i miei filetti di merluzzo su una leccarda rivestita con carta da forno. Vado ad adagiare i filetti di merluzzo, ne faccio 4, anche perché ho fatto i piselli per contorno, quindi la nostra panatura. Altro filo d'olio. E via in forno. E voilà. Buon pomeriggio! Sono le 5:20 ed è veramente passato un sacco di tempo da quando ho fatto l'ultima ripresa. Nel frattempo sono uscita, sono tornata, ho sistemato casa perché stamattina, ragazze, c'era un qualcosa di indescrivibile. Io non lo so come in 2 giorni io e Francesco abbiamo potuto fare tutto questo. Vabbè che sono stati 2 giorni di andirivieni, poi ieri mattina sono uscita pure, quindi come avete visto nella parte prima del video, insomma, sono stata e non sono stata in casa, quindi quando non sono in casa giustamente non mi sento nemmeno in colpa per questa cosa, perché ci mancherebbe soltanto che mi fissassi nel dover tenere casa perfetta in un momento come questo della mia vita. Faccio quel che posso e va bene così, però diciamo che quando vado avanti e indietro, facendo questo avanti e indietro continuo, capita che a volte trascuri qualcosa e quindi si accumula il disordine, ecco, più che altro il disordine, come vi dico sempre. E quindi stamattina mi sono dovuta mettere a sistemare tutto, a riordinare cose che avevo lasciato qui e lì sparse, e quindi praticamente dopo pranzo, dopo aver mangiato, dopo aver pranzato, mi sono messa a sistemare e se ne sono andate 5 ore. Domani ho già fatto tutto, o quasi, non lo so, se domani mattina magari farò il bagno, vorrò pulire il bagno in maniera più approfondita oppure no. Vedremo. Chi vivrà, vedrà. Quindi ragazzi, avete visto, ho condiviso con voi, ho voluto condividere con voi la ricettina di oggi perché l'ho voluta provare, è stato un esperimento, perché avevo appunto la granella di pistacchio e mi sono detta chissà, mettendola sul merluzzo nella panatura, come viene. E vi devo dire ragazzi, poi ci ho aggiunto pure, nel video non si vede, mi sono dimenticata di dirvelo, ma ci ho aggiunto pure un pochino di feta sbriciolata, io adoro la feta, la metto un po' ovunque. Quindi ci ho messo proprio un pochino di feta sbriciolata, o se avete del pecorino, secondo me ci sta bene pure. E quindi facendo questa panatura, poi l'ho messa sui medaglioni di merluzzo, ragazze, 20 minuti in forno, col letto di piselli. Francesco si è leccato i baffi, non è molto prodigo di complimenti, quindi quando li fa vuol dire che è proprio qualcosa che gli piace tantissimo, ed effettivamente è venuto molto molto bene.
Quindi un piatto che rifarò sicuramente, poi quei medaglioni di merluzzo sono quelli di MD e sono veramente ottimi, ve li ho consigliati tante volte, nei miei svuota la spesa e ve li torno a consigliare perché sono veramente ottimi. Mentre stamattina avete visto ho fatto i pancake, anche i pancake, sono una ricetta, da me sperimentata, e devo dire che mi sto trovando bene perché non sono, fatti con molto lievito, sono fatte con uova fresche. Fresche, fresche, quindi immaginate la bontà del pancake stesso. E poi ci ho messo un filo di sciroppo d'acero e un pochino di mirtilli. Devo dire che sto cercando di, diciamo, cambiare un pochino la mia alimentazione. E a tal proposito, ho preso un piano alimentare dalla nutrizionista. Questa nutrizionista è molto, molto in gamba. Ovviamente, non mi chiedete come per tutti gli altri consigli medici, che si tratti di capelli, che si tratti di pelle, che si tratti di qualsiasi cosa, non mi chiedete di condividere il piano alimentare perché ovviamente è personalizzato, vedete? Analisi composizione corporea, circonferenza vita, altezza, BMI, VHR, impedenza, resistenza, reattanza. Insomma, massa muscolare, massa magra, grasso viscerale, metabolismo basale, insomma tutto, acqua extracellulare, massa cellulare, indice di massa cellulare, c'è tutto quello che può servire per un'alimentazione corretta, data anche la mia situazione di salute. Quindi sono stati inseriti alimenti che mi aiutano per la mia anemia, per le mie infiammazioni, insomma cercherò di rispettare questo piano alimentare che non è una dieta vera e propria, ma ovviamente un programma alimentare da seguire orientativamente per cercare appunto di mantenermi in forma, soprattutto perché nella situazione in cui mi trovo a volte sbaglio e non voglio sbagliare, ovviamente per fare di a fare di testa mia. E poi ovviamente le cose sono pesate, dovrebbero essere pesate, però io non sarò fiscale in questo, sinceramente, perché non mi va di mettermi a pesare le cose. È una cosa che odio, la cosa che proprio odio è stare là a pesare, però ci sono un sacco di cose, è abbastanza varia, come dieta, come programma alimentare è abbastanza vario e quindi diciamo addio a questi. Diciamo addio, o comunque li mangeremo solo nel fine settimana, anche perché è una cosa che mi farà stare meglio, sicuramente. Tra poco mi vado a struccare perché stamattina mi sono truccata e poi sono uscita avanti e indietro, insomma, una cosa e un'altra. Non ho avuto modo nemmeno di ritoccare il make-up, non so nemmeno in che condizioni sono, ho solo messo gli occhiali. Questo pomeriggio mi sono rimessa gli occhiali e adesso metterò la lozione per la mia testolina e poi mi strucco più tardi perché sono veramente stanca, cotta. Sono, appunto, vi ho detto già alle 5, aspetto Francesco e tra l'altro stasera, vabbè che è l'inizio del lunedì, come si dice, ormai è giovedì, quindi però potrei prendere spunto, però stasera mi sa che ci facciamo una bella insalatona con due uova sode. Anche se ho mangiato già abbastanza uova in questa settimana. Questa settimana non ho fatto nemmeno il menù settimanale perché sapevo che non avrei potuto rispettarlo, quindi quando non lo faccio un po' mi perdo, ormai sono talmente abituata a farlo che quando non lo faccio mi perdo. Comunque, niente, dai, mi attivo un pochino, vedo un po' com'è la situazione in generale e ci vediamo dopo. Grazie.
Buongiorno, buongiorno, è il giorno dopo e io sono qui in fretta e furia a prepararmi per uscire anche stamattina. Benissimo, avrei dovuto, come vi ho detto ieri, avrei dovuto e voluto pulire il bagno, non che sia necessario in realtà il pulito, ma volevo fare una pulizia più approfondita dato che mi sento in vena, stamattina c'è un bel sole, però non ho modo di farlo perché devo sbrigare delle cose. Devo passare al comune, sbrigare delle cose mie personali e poi. E poi devo badare a mia nipote, anche stamattina, perché quando mia sorella ha un impegno, ovviamente chiama me, non c'è nessun altro da chiamare e quindi vado io e niente, quindi devo fare queste due cose e quindi mi sono vestita, come vedete, solito mio outfit molto molto cosy, comodo e carino secondo me. Metterò il mio biker sopra perché il clima stamattina è abbastanza clemente. E niente ragazze, quindi vado, incontro alla giornata. Non lo so se pranzerò da mia sorella o pranzerò qui, non lo so, anche perché Francesco stamattina ha un impegno, oltre al lavoro, deve assentarsi per un'oretta da lavoro per sbrigare una cosa relativa ai suoi figli, quindi un impegno relativo ai suoi figli, quindi non lo so quando si sbrigherà. È tutto un work in progress, quindi vedremo successivamente come andrà. Adesso mi sbrigo perché è già abbastanza tardi e ci vediamo dopo. Facciamo una bella torta, ragazze. Allora, gli ingredienti sono 230 grammi di zucchero e ci vado a rompere 4 uova. Quindi con una frusta batto bene le uova. Di olio, 250 ml di latte, io ci aggiungo lo yogurt e mescoliamo. Poi ci mettiamo 480 grammi di farina. Ci aggiungiamo un pizzico di sale, il lievito. A questo punto prendiamo una leccapentola e andiamo a fare questo movimento qui, così incorporiamo bene tutto e togliamo eventuali grumi e ci andiamo ad aggiungere le nostre gocce di cioccolato. Andiamo a versare tutto in uno stampo per ciambella, precedentemente oleato e infarinato. La metto in forno a 180 gradi statico per circa 50 minuti.